L'FBI porta in tribunale Apple perché non può entrare nei suoi smartphone. Si parla di centinaia di telefoni che FBI sta attendendo di poter accedere con l'aiuto di Apple. I magistrati brasiliani arrestano il numero 2 di Facebook Sud America perché vogliono le conversazioni in chat tra due trafficanti di droga. Le capacità di intercettare una comunicazione ce l'hanno tutte le forze dell'ordine, in qualsiasi parte del mondo, le agenzie di intelligence, eccetera, eccetera. La problematicità della crittografia è che il soggetto che compie questo genere di attività intercetta un dato che è incomprensibile, perché appunto è crittografato. Vengono perquisiti con più attenzione i cellulari dei migranti che i loro zaini. La nostra attività online lascia così tante tracce di così tanti tipi, sia volontarie che involontarie, che in realtà rispetto a 20 anni fa è molto più facile sorvegliare chiunque di noi. Per trovare altre prove della colpevolezza di Alexander Butcher, l'aggressore che sfigurò con l'acido due ex amanti della fidanzata, invece di forzare lui, si è tentato un attacco a forza bruta al suo smartphone. Bravissimi i tecnici, assolutamente, però si è sfruttata una vulnerabilità software che permetteva, guarda caso, l'accesso all'intero telefonino, quindi non ci si è dovuti andare a fare una richiesta formale all'azienda Apple per sbloccarlo, ma si è riusciti con un exploit a entrare lo stesso. I dati di uno dei terroristi della strage di San Bernardino morto si trovano nel suo smartphone, reso inviolabile, come una cassaforte senza codice d'accesso e non scassinabile neanche da Apple. La Apple si è rifiutata non di cedere dei dati che neanche lei possiede, ma di creare una nuova porta d'accesso ai dati contenuti solo nello smartphone. Creare questa porta d'accesso, detta backdoor, avrebbe reso possibile in futuro anche a forze dell'ordine di governi non democratici, a hacker criminali e malintenzionati di entrare negli iPhone di chiunque. Il mondo si è schierato da una parte o dall'altra. Tutti siamo cittadini di paesi che vogliamo sicuri, ma le nostre identità digitali abitano negli smartphone sotto forma di dati. E tutti vogliamo proteggere i nostri dati e la nostra memoria. La decisione, difficile, è stata affidata al tribunale. La Corte degli Stati Uniti ha deciso che non è giusto che l'FBI chieda un accesso completo alla Apple di tutti i dati presenti all'interno di un iPhone. Peraltro, un'operazione simile, secondo John McAfee, uno dei più famosi creatori di antivirus, si sarebbe già in passato ritorta contro l'NSA, bruciando niente meno che 21 milioni di dati e numerosi agenti della CIA. L'NSA avrebbe inserito delle backdoor in un sistema Jupiter che è utilizzato da 100 governi per spiarli, e poi queste stesse backdoor sarebbero state utilizzate invece dai cinesi per spiare gli Stati Uniti e addirittura per sottrarre dati fondamentali come le impronte digitali o della retina di agenti della CIA che a questo punto sono bruciati. Prendendo per buone le parole di John McAfee, sì, assolutamente, il rischio è esattamente questo. Cioè il rischio è esattamente che lo stesso strumento venga utilizzato dal legittimo proprietario, quindi da chi ha richiesto ed è riuscito a farsi installare una backdoor, ma che venga utilizzato anche da altri soggetti con finalità differenti, che vanno dalla criminalità allo spionaggio al terrorismo, perché no? L'impronta digitale, come vediamo, può aprire un iPhone. L'accesso allo smartphone è l'accesso alle nostre identità. Il manager di Facebook è stato rilasciato dalla polizia brasiliana. Non si è ancora capito se avesse ragione l'azienda quando affermava di non possedere più i messaggi scambiati tra i criminali o se abbia, per qualche motivo contrario alle policy dichiarate, conservato effettivamente la chat. E qui ci sarebbe da capire come e perché. E ceduto finalmente le informazioni al governo brasiliano successivamente all'arresto. Infatti, i messaggi della chat WhatsApp sono intercettabili solo se i soggetti sono indagati prima di scambiarli. I messaggi possono teoricamente essere catturati solo prima di arrivare a destinazione ed essere
sepolti nella memoria degli smartphone o cancellati per sempre. Perché questa contrapposizione tra governi da una parte e grandi aziende dall'altra? Il tema è molto delicato perché stiamo parlando della possibilità più o meno regolata ed estesa di accedere ai nostri contenuti personali da parte dei governi. Mentre per le intercettazioni si è creato un quadro legislativo e una prassi consolidata, nell'ambito del digitale invece il tema è ancora relativamente nuovo e ancora relativamente poco regolato, poco capito, poco esplorato nelle sue implicazioni. Dopo le rivelazioni del tecnico informatico Edward Snowden sulle tecniche di sorveglianza di massa adottate dalla potentissima NSA americana, molte aziende hanno cominciato a proteggere i dati degli utenti. La crittografia è la maschera nei confronti di chi voglia intercettarlo, di chi voglia venirne a conoscenza in maniera, diciamo, più fraudolenta. La crittografia fa sì che ogni volta che le forze dell'ordine devono acquisire dati per un'indagine, devono passare per le aziende e chiedere a loro di decrittarli e trasferirli. L'FBI ha paura che in nome della privacy, dopo l'indignazione causata dalle rivelazioni di Snowden, tutti i nostri dati vengano crittografati e resi inaccessibili a chi combatte il crimine. È una paura legittima, effettivamente stiamo andando in una direzione in cui tutto verrà crittografato. È vero che alcuni flussi di informazioni potranno essere crittografati in maniera forte e quindi rimanere inaccessibili ai governi. D'altro canto lasciamo moltissime tracce che permettono di creare dei dossier digitali molto estesi e molto intimi su ciascuno di noi. Viviamo in un'epoca in cui la sorveglianza non è mai stata così facile e così capillare come oggi. Infatti si potrebbe provare a dire: preferireste tornare a 20 anni fa? Preferireste avere gli strumenti che c'erano all'inizio degli anni 90 rispetto ad oggi? E credo che la maggior parte delle forze dell'ordine risponderebbe che no, la situazione attuale, nonostante la crittografia, è molto superiore.